solo superstite al grande olocausto, un giovane predestinato dal destino. Sì, un giovane, sì, te dico de sì, proprio lui, sì, proprio lui. A Maria Sandro Ciotti, eh. A bara, ammazzo, il laziale morto. Lo posso prendere questo? Sa per te, eh? Ammazzo, sono rimasto solo io, ma vinto a tavoli, Lorenzo. Vada. Lorenzo, sono il tuo dio. Ma che t'ho chiesto, eh? Lo posso prendere questo? Sa per te? Sei l'ultimo uomo sulla terra. Beh? Tu raccoglierai il sapere del passato e lo tramanderai ai posteri per ricominciare. Ma bada, giovane. Bada, arpanica. No, dico bada, giovane. Bada. Per sopravvivere dovrai mostrartene degno. Ma te sa mettere, so degno, ma di che, Sì. Serve un cuore nobile. È nobile, ma di che, c'ha sbiancato, ma di che, sì. La fede. Nostra magica Roma, è fede, ma di che? E un diploma di medie superiori. E forse purtroppo si è formato male, guarda, sono maturizzato, sono presa una bella matura, classico scientifico che te pare, mi sono maturizzato con grosso voto. Mi dispiace, ma non risulta nessun diploma. Il diploma non risulta perché me lo sono venuto il giorno dopo. Ho piato 60, ma sono venuto a 50 sacchi, no? Ti ho fatto pure un prezzo dei favori, ma di che, forse. Senza forse diploma non puoi ereditare la terra. Sì, ma di che, Bisognerà rifare l'esame. Sei pronto per la maturità universale? Sì. Ma di che, sono tutti morti i professori, ho vinto a tavolina, ma di che. Ho resuscitato per te una commissione d'esame. Il pubblico del Teatro del Giglio di Lucca. Dimostra loro che sei degno di tramandare il sapere del mondo. Ma di che te sapere? Perché da loro dipenderà il tuo destino. Buonasera. Ma che gli devo... Buonasera. Carota, che stai nei cieli? Buonasera di questo meraviglioso pubblico di questa terra di Lucca, questa terra. Terra che ha dato i buon Natali a pittori importanti come Ovidio, questa terra di Lucca, la gente di Lucca, com'è? Gente che c'ha un qualcosa negli occhi e quindi almeno uno lo chiude. Non so se capite dove vado a parare, questa gente bada. Gente che ci lavora di palpebra, questa gente che sa chiudere un occhio. Signora, sia un po' polifema come questa sera, perché Lucca, questa Lucca, Isola Olia per eccellenza, da sempre ha avuto un occhio di riguardo nei confronti del giovane. Giovane, si fa presto a dire giovane, guardate, giovane, si fa presto a dire giovane, ma questa Lucca di terra, di lucchesi, da sempre ha avuto la cosa del giovane e quindi conferitomi a quell'istante questa maturizzazione, fate voi classico, scientifico, tipico, normale, senza domande, metallica, non laziale, possibilmente, grazie, festeggiamo, stampiamo la boccia di ketchup, chiudo l'esame, abbiamo fatto, chiudo. Allora cominciamo con gli iscritti. Geometria. Dimostriamo che il triangolo ABC è uguale al triangolo DEF. Dimostriamo che il triangolo ABC è uguale al triangolo DEF. Ragioniamo per assurdo. C'ho tempo da perdere io? No, voi manco, sono uguali, dai, Gesù. Chiudo l'esame, vada, giù. Chiudo, grazie. Chiudo l'esame?
forse. Basta, Iumo, ci ha sbianchiato, forse. E di questo che mi sai dire? Vabbè, questa è la targa della macchina del pezzetto. Ma questi trucchi a trabocchella, guarda che io, forse. Basta, Iumo, sai già... Italiano scritto. Tema, titolo. L'innominato è Don Rodrigo, due grandi figure della parabola manzoniana. Quali riflessioni scaturiscono se rapportate alla tua realtà quotidiana? Faccio il secondo tema. Cioè, sa? Vabbè, questo... Ah, vabbè, questo ho capito. O sai che è qua, ho capito? I sepolcri sposi, ma di questo ho già... Capito? I fratelli Foscoli, questo avevamo già... Il tema dei sepolcri, Carota che sei nei cieli, mi devi ancora 20 sacchi. Se Cerni il tema copiato di Sepolcri Sposi, bada grazie, bada. Com'è il titolo, com'è? L'innominato è Don Rodrigo, due grandi figure della parabola manzoniana. Quali riflessioni scaturiscono se rapportate alla tua realtà quotidiana? Andrei di Renzo, che infatti scaturisce la riflessione di Lucia, che battendogli ai pezzi, che lui ci stava una caciara da panico, e quell'altro si rosicò. La peste, purtroppo, infatti, la caciara del secolo, bada coi buboni, ambedi Don Rodrigo si beve ricoverare al policlinico, ci ha sbiancato con quell'arti laziali, pure ancora ai giorni nostri, domenica, a Roma ha pareggiato. Gli abbiamo tirato i sassi in faccia, tranne il Carota, che si è perso una gamba di sangue, come al concerto di Flora Batterica, rapportato a una realtà quotidiana di sabato, quando il Carota si febbe male col cavatappi, la madre stava in pensiero e la monnezza la buttabbe la sorella più piccola, quella che ha l'apparecchio per i denti, che col Carota gli facciamo sempre lo scherzo con la corrente elettrica. Fonseca non esprime gioco, chiudo, bada, forza, chiudo di tema, basta, si ha sbiancato, chiudo, forza. Lorenzo, allora dimmi che differenza c'è tra un tema e una poesia. È uguale, penso, sempre di copiare, no? Come si... Vabbè, vabbè, capito, la differenza è che... vabbè, praticamente alla poesia non devi mai arrivare in fondo al foglio, no? La poesia non devi mai arrivare in fondo al foglio. Invece il tema proprio è richiesto, il ragazzo deve sempre arrivare un po' dal foglio. Infatti spesso dice è uscito fuori tema, no? Cassa! Se mi hanno associato fuori, purtroppo. Invece te posso dire, è uscito fuori poesia, perché tranne un sommo poeta, me sommo, che a volte ci usciva fuori poesia, Giacomo Leopardi, ricordiamo questa figura di sommo poeta che era ammalato di gobba e quindi a volte se cerneva fuori questa meravigliosa terra di Lucca, ci scriveva, ricordiamo questo sommo a me poeta Giacomo Leopardi, nato proprio qui, Reganati, Lucca, sentite l'assonanza fra questi due poeti. Giacomo Leopardi, ricordiamo che purtroppo ci ammalò di gobba e ogni anno ci inclinava sempre di più di gobba, 50 gradi, 60 gradi, 70 gradi, 80 gradi, fino a che purtroppo è arrivato a 180 gradi, ci spezzò di gobba e questa somma gobba venne seppellita, lo sappiamo, oggi ancora è il monumento nazionale la gobba seppellita da Leopardi, si chiama Erbocolle, questa è la gobba, somma gobba di questo sommo poeta Giacomo Leopardi, vada a massa. Sommo poeta è Dante. Sommo poeta è Dante? Vabbè, sommo Dante, sommo Leopardi e due che ne riportavo quattro in questa meravigliosa terra di Lucca, questa terra di addizioni, vada. Comunque, vabbè, quello era Ermo da De Gobba, quell'altro era Ermo da Naso, penso. So colleghi, forse, chiumo italiana. Passiamo agli orari. Ah, ma sta a parlare che orecchie, è orale, dai, forse. Che differenza c'è tra illuminismo e romanticismo? Questa è filosofia, vero? la differenza è... Vabbè, mi ricordo che è contrario, una è contrario all'altro,
Perché... vabbè, perché gli illuministici e questi c'ha sempre ragione, no? Ragionamento. Lei c'ha ragione, signore, pure lei c'ha ragione, signore. Ragionamento. E invece i romanticistici... Contraglio, dai, mo ricordo... Ah, beh, quelli c'ha ragione, ma i romanticisti invece... Torto. Torto. Molto dispettosi, oh, che ci va in bagno, vai prima di, vai, ta, sempre così con sto erdito romanticistica, questo lo sanno tutti, sempre contromano con la macchina, ma infatti gli anglosassi sono tutti romantici fraci, questi sono molto fallosi in campo, quasi tutti laziali, questa corrente di filosofia, forza Chiumo, questa filosofia. Parlami del dialogo sui massimi sistemi. Ah, ma sta a fare tutta a me le domande, e il dialogo sui massimi sistemi lo faceva benissimo il Carota, quello ti fa un sistemone a 5 colonne, c'hai l'11 sicuro, eh. Sa fa sempre a me, dai, forza. Ah, adesso sa fa tutte le squadre, dai, Gesù. Umanesimo, cattolicesimo. X. No, a una volta, seguendo il sistema tolemaico, dicevano che il sole girava intorno alla terra. Poi arrivò Galileo con l'umanesimo. Se vuoi aggiungere qualcosa io... Donna... Ah sì, ok, sì, vabbè, asamo, per questa asamo. E una volta dicevano, sta tutto fermo, e invece questo Galilei, a questo gli è girato tutto, gli che... Ah, questa mattina stava a letto, a comodina di Galilei, vada, gli è girasi, sta a guardare la televisione, la televisione di lei, vada, gira, ma lo sai perché? Perché questo Galilei, se faceva certe canne. Questi si facevano sti cannocchiali di ferro dell'umanesimo, de ferro, per rollarli c'ho la tenaglia, però ci stavano dentro 250.000 tiri, questo sempre fatto più loro, vada. Oh, invece l'amico suo, Tolomaio, a me mi pare sta tutto fermo. Allora io fa, a Tolomaio, ma te te sta ancora a fumare quei cani del cattolicesimo? Ma fuma te sta cannocchiata dell'umanesimo! La posso prendere? Bada! Eppur si muove, bada! Muovesi! Rotazione, rivoluzione! Ah, mattina questi è teppisti, questi tossicomani dalla prima mattina! Ah, gente, che li hai tolemato mai, fatti già quel pigno! Bada! Saliva la torre di Pisa a fare la caduta dei gradi, proprio dei teppisti pericolosi, ah, sapà! Vada, guardaci, cadeci, la polizia, damosi. Allora, visto l'occhio di Galileo, c'ha la pupilla così, si è tirata manco con la pompa, questa è filosofia proprio, dai, forse. Storia dell'arte. Sta a mangiare. Fammi la lettura iconica di quest'opera. La lettura comica. Almeno ammazza, che bravo, me le sono registrate tutte le puntate, le fa ammazzate. Ma quando tornate in televisione, ma fa ammazzate lì. Quello gli è spesso al paio, all'ultima volta che lo mangi, lo bevi il bicchiere, all'ultima volta che lo bevi. No, Lorenzo, no. Devi trovare il bello in queste opere. Vedi che buona! Bada, buona! Bella, però, ammazza! Questa se ti capita sotto, non mi fa di boh! Voglio vedere tutto il calendario, gira!
fammi del quale giugno, bada bella in queste opere, bada, a bambe di Lomoragna. Questo ci ha raddoppiato le gambe e le braccia, tranne che le palle. Fa entrare a gamba tesa, strage dei laziali, bada, bella in queste opere, bada, Vabbè, sappia per cui, vabbè. Ma questa è zoppa di mano. Questo è l'ideale di bellezza universale, la Venere di Milo. Ma ridagliela a Milo, ma... Ma l'hai vista che questa è zoppa di mano? Ah, ma datela a magnarca nel lupo, hai visto che gli ha fatto? Questa è la mattina che fa la spesa con la borsetta in bocca. Buonasera, vorrei tagliare, cacchio. Ma questa è... Questa non so modella, questa è una porazzoppa di mano, questa... Modella? No, non è la modella. Che questa... vuol dire modella? Che non parlami è... allora del corpo umano femminile. Corpo umano femminile consta di tre organi. Sono tre, eh. La vescica, la vagina e il ciclo. Attenzione. Verso il 15-16, questo ciclo se cerne muco. Se il ciclo è molto abbondante, ciclope. Si chiama, questo è molto, ciclope. Verso il 15-16, le uovaie se cerne tutta la clorofilla delle uova, no? Un po' fotosintesi sua, se vogliamo, quel tipo, poi lo sappiamo, queste uova evaporano, ci sta attrite carbonica, poi piove, vanno giù, attrite carbonica, sale, attrite carbonica, scende attrite... Oh, uova mammiferiche, so dire. Che te, c'è grossa differenza. Te, per esempio, sapevi che il delfino non è un pesce, è una spia mammifera? Ma veramente? Spia. Che il delfino è spia perché il delfino è mammiferamente, le uova c'ha dentro, oh. Invece i pesci, i rettili, gli uccelli, i laziali, questa, oh, le uova le mettono fuori, prima sono un po' bancarellari, quei tipo di queste, ma questo sai che è meraviglioso mondo della natura, io e il Carota abbiamo fatto un sacco di esperimenti, meraviglioso mondo della natura, abbiamo trovato il punto di fusione del criceto, per esempio, esperimento del meraviglioso mondo da natura. Se noi prendiamo un meraviglioso gattino di casa, meraviglioso, e imprimiamo adesso una rotazione, approcciandoci al muro, notiamo che esso smette il suo caratteristico miagolo. L'estomaco si apre, se c'è un meraviglioso contenuto di kit e cattasorci che stai mangiando. È meraviglioso, oh. Basta, gli umo scientifici. Basta, gli umo. Ora latino. Latino, non vorrei farlo perché lingua morta, mi sembra. Non vorrei, c'è qualche parente di latino, insomma, non vorrei offendere. No, vabbè, a latino, parliamo il verbo sum. E per chiudere in grossa bellezza, quanto so madrelingua ora fa inglese. So madrelingua da nascita, quindi prima cosa inglese, grammatica. Grammatica, la grammatica in inglese, because, consta di una sola regola, è una. A frase interrogativa si fa con do. Per esempio, sta fa do, andò abiti, do, andò vai, do, chiusa la grammatica,
Composition, composition. Lorenzo. Student of my school, ma purtroppo in fe ci sono andato mai. My favorite sport here calcetto. L'altra vo purtroppo erca root e treat a gamba tesa, so a genu the Laziale. The madre of here raccateti a raccordo c'è carriere portate him a poligamia ma caro aspettate him all'uscita al poligio. Appena questo è uscito gli ha spezzato pure l'altro. Basta amici, chiudo di questa inglese madrelingua. Basta, ci ha sbiancato, mi dà. Caro Lorenzo. Mi dà il 61, oh, sa. Sai, io non ho potuto studiare. Ho sempre lavorato. Sì, ma mi sei sembrato un giovane molto preparato. Mi sembra che con te la razza umana possa avere un'altra possibilità. Ed ora, ecco il tuo premio. Il premio? Che ho vinto il premio? Ma ho vinto il premio, adesso a fregare i scherzi. Adesso? When first we met, I saw your lovely eyes look into mine. Hello. Then dart away, with just an instant, to the part of what's me that says... What's your name? My name is Lorenzo. What's your name? You try to hide the fact that you're not. Andostar premio. You would not want to hurt my feelings. Andostar premio mio. Il premio. Speak it out. Ma sappia questo. Vada. È modella, è per me. La posso prendere. Vada, una modella vera. Buonasera, signorina. Vada, questa non so donne, questa è una modella. È del più, c'è grossa differenza di donna e modella. Buonasera, signori. Piacere vederli. Ma io spiegherò la differenza tra donna e modella. Per esempio, non so, una donna spesso cade in pezzi con una spintarella sola, ma piano, se scende sangue dal nasale, se col gomito vai ci ha sbiancato, metta a piangere, che donna è, ma cerca andate. Oh, una donna non capisce, ma che sono le gocce, se gli abbrucio il motorino, corteggiando il corteggiamento, mi interessa, secondo la borsa, in mezzo alla strada, quando passa il 23, chiama madre, schioppa a piagne, che donna è, invece tu, oh tu, sei una modella, a modella, ho colto un fiore dal secchio per te, rollo le canne coi piedi per te, non sei donna, sei modella, sei di più. Sono io e canto, scusate. Quando che mi sento solo e te credo stai al bagno, guardo la tua fotografia, faccio un assolo de Bus Jordan,
finché vien la polizia. Alazziani, questa qui è la donna mia. Infatti tu, oh tu, sei una modella, 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 a modella. Rollo le canne col ghiaccio per te, te lavo entrambe le ascelle per te. Non sei donna, sei modella, sei le più. E infatti, infatti, purtroppo tu, oh tu, sei una modella, 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 la modella. Ho colto un fiore dal secchio per te, mi lavo entrambe le ascelle per te. Non sei donna, sei modella, sei di più, sei di più. Ma che me sta piappe cu, wow, non sei donna, sei modella, sei de più, wow, Lazio devi andare in serie Q, de più, oh, oh, yeah. Non posso perdere questo, sapete, eh? Quando ci vuoi, no. Leonotto, scusi, vieni qua, però non te la dai, mi devi mettere la firma sul verbale qui, perché abbiamo fatto un verbale. Devi mettere la firma sul verbale, perché abbiamo fatto il verbale ma non me l'hai firmato, me lo dovresti firmare recentemente qui sotto, sì. Vedi? Ecco, poi, buona, La firma, a firmare. Ma che è questo? Posso togliere questo che se c'è il calore purtroppo? E lei, madonna, geroglifo questo io. Qui c'è scritto Corrado Guzzanti! Allora.